Cari amici social follower, ben ritrovati dal vostro Deluxe. Vedete come da presentazione, da copertina di questa clip, oggi parliamo di motori, MotoGP e Formula 1. Appunto, partiamo dalla MotoGP perché proprio ieri si è svolto il Gran Premio al Red Bull Ring in Austria. Un grandissimo Pecco Bagnaia fa doppietta, cioè vince la gara sprint e vince anche la gara classica. E questo gli permette di riportarsi in testa, seppur di sole 5 lunghezze, da Jorge Martin, quindi Pecco 275 punti, Jorge Martin 270, Enea Bastianini terzo 214, Marc Marquez quarto con 192, Maverick Viñales quinto con 139. Così i team, la Ducati Lenovo 489 in testa, la prima Pramac 343, terza la Gresini Racing 290, quarta la Aprilia 252, quinta la Red Bull KTM 181. Ora veniamo alla Formula 1, che finalmente, dopo qualche settimana di sosta per le ferie estive, riprenderà in terra olandese, quindi, come si dice a casa, di Max Verstappen, che guida la leadership del campionato a quota 277 punti. Norris della McLaren secondo a 199, terzo Leclerc a 177, quarto Piastri, altra McLaren 167, quinto Sainz 162. Qui nei team vede Red Bull in testa 408 punti, McLaren seconda 366, terza la Ferrari a 345, quarta la Mercedes a 266, quinta la Aston Martin a 73. È ovvio che per quanto riguarda la Formula 1 c'è bisogno di una netta ripresa per quanto riguarda la Ferrari. E chissà se davanti la Red Bull, a parte magari un po' Perez che in questa prima parte di campionato ha sofferto un pochino, chissà se Verstappen continuerà il suo dominio o perderà qualche colpo. A noi basterà quindi seguire, come di consueto, sui vari canali legali, mi raccomando, Sky, Now TV, TV8, il Gran Premio in terra olandese. Come si dice, chi vivrà, chi vivrà vedrà, speriamo in bene. Bene, io vi saluto, ci vediamo sui nostri soliti canali social. Alla prossima e buona settimana a tutti, ciao!